Aspettiamo che parte. Ok. Eccolo qua, è partito. Sa. Perfetto, Ok. si sente anche bene. Grazie a Dio. Vogliamo metterlo così. Vediamo come si vede in grande. Si vede bene. Sì. Ok. Però, scusate, voglio fare una cosa, una cosa. Sì, facciamo così. E facciamo così. Perfetto. Perché così si vede meglio. Ok. Perfetto. Allora, bene, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi, appunto, in un nuovo video dedicato a questa serie. Ormai la possiamo chiamare la serie. Sì, la possiamo chiamare la serie perché praticamente è una serie di video. È una serie di video che stiamo dedicando in risposta, diciamo, al mondo post-tribolazionista. D'altronde, questo predica, quindi lo chiamiamo co così, insomma, non è come noi siamo pre-tribolazionisti, loro sono post-tribolazionisti. Benissimo. Nello specifico ci stiamo confrontando con il fratello Giuseppe Longo, che saluto. Dio ti benedica, caro fratello Giuseppe Longo, a te e anche a tua moglie. Bene, siamo felici di tornare, insomma, nuovamente a confrontarci. Non tutti, diciamo, accettano questo confronto e beh, io personalmente non posso pretendere, no, che tutto quello che una qualsiasi persona sulla faccia della terra poi venga accettato dagli altri. Lungi da me, insomma, tale arroganza, perché insomma si tratterebbe di arroganza, effettivamente sì. Quindi devo stare attento, insomma. Quindi tutti quelli che non accettate quello che io sto facendo è giusto. È giusto perché ognuno è libero di pensarla, insomma, come vuole, tra virgolette, nel senso che in verità noi non siamo liberi di pensarla diversamente, da come dice il Signore a me. Però dai, adesso usiamo un linguaggio generale, ma questo esula adesso da tutto questo. Diciamo che ognuno è libero di pensarla come vuole, no? Ho fatto questo accenno perché alcuni contestano anche questa frase, insomma, qualunque cosa dici in certi mondi, qualunque cosa ti viene contestata. Quindi devi stare sempre, come dire, camminare sempre più che su un filo, fino su, proprio su un filo del rasoio. Vabbè, pazienza. Quindi, sì, se voi non siete d'accordo, io vi rispetto e quindi niente, non so che dirvi. Io dal canto mio proseguo perché è giusto che, come dire, le persone si possano confrontare. Bene, ora prima di iniziare la prima cosa che voglio fare è chiedere scusa al fratello Longo perché lui mi ha fatto presente che nell'ultimo video che gli ho dedicato ho detto una cosa inesatta nei suoi confronti. E quindi, come si dice, là dove si sbaglia bisogna chiedere scusa. Praticamente quando io ho detto che lui prima ha detto che nessuno può dire in maniera tassativa determinate cose su una profezia, e nello specifico appunto sul rapimento post-tribolazionista, e poi lui ha detto no, io invece dico in maniera tassativa che il rapimento post-tribolazionista è tassativo, io ho denunciato questo come una incongruenza. Lui mi ha detto no, io non volevo dire questo, volevo dire un'altra cosa, quando ho detto che non, nessuno può dire una cosa nei confronti di una profezia, insomma, non mi ricordo, sto andando a memoria, non mi riferivo al rapimento post-tribolazionista, ma ad altre cose. Ok, va bene, quindi ho capito male, quindi rettifico e chiedo scusa a Giuseppe, ho sbagliato. Bene,
Quindi quando una persona sbaglia lo deve, insomma, ammettere. Dobbiamo cercare sempre di essere corretti e trasparenti. Bene, quindi pubblicamente ho detto una cosa inesatta e pubblicamente la, come dire, vado a correggere, come è giusto che sia. Benissimo. Quindi vogliamo continuare a confrontarci. Allora, io prima di fare questo video ho voluto scrivere al fratello Giuseppe Longo per capire se ho capito bene il suo pensiero. In questo video soprattutto parleremo del giorno del Signore. Io gli ho detto, ma fratello Giuseppe Longo, ma tu per quanto riguarda il giorno del Signore, no? Qual è il tuo pensiero? Effettivamente sì, avevo capito bene, è quello. E poi gli chiedo come dimostri poi che questo andrebbe a confermare il fatto che la Chiesa passerà per la grande tribolazione. Lui mi ha risposto. Ora io leggerò, e ti pareva che non mandava via la voce. Mamma mia. È normale che mi va via la voce, ecco. Mo mi è venuto pure nel singhiosso, così proprio alla grande. Benissimo. Ogni volta che inizio a fare un video è una tragedia. Oh Signore mio, liberaci tu. Allora, io mi sono incollato, diciamo, quello che lui ha scritto, ora lo leggerò. Non lo voglio mostrare. Non lo voglio mostrare perché non voglio metterla, magari può essere presa come un qualcosa di, guarda, faccio vedere, come se stessi a fare una inquisizione. Non è questo il sentimento, è ben altro. Quindi lo leggerò, tanto non ho fatto altro che fare il copia e incolla, insomma, se poi il fratello Longo vorrà che in futuro lo mostri, io lo sono pronto a mostrarlo, c'ho tutto salvato, non è questo. Allora, intanto vabbè, lui esordisce e mi dice non dimentichiamoci, insomma, no, di certa gente che ci fa la guerra, che mo non voglio fare il nome, che nel frattempo, no, stanno approfittando, ci attaccano alle nostre spalle, quindi ritengo di finire al più presto questo argomento e dopo mi concentro con i testimoni di Geova, chiese dei fratelli e gnostici. Dio ti benedica. Premetto, tutti questi commenti sono pubblici, ecco perché io li sto leggendo, non è che me li ha scritti nella mail in privato, l'ha scritti sotto i video, quindi sono pubblici, quindi posso farlo. Vabbè, sì, però insomma chiunque fa un video, come dire, tutti quelli che vedono quel video hanno diritto di rispondere. Quindi tu hai fatto una serie di video, io e chi che sia abbiamo il diritto di risponderti e di contraddirti, certamente abbiamo questo diritto. Poi dice, allora io ho compreso che il millennio è il giorno del Signore. Allora lui dice il millennio è il giorno del Signore, notate bene quello che dice Giuseppe Longo, il giorno del Signore è il millennio. Perché? Lui dice questo, ma è molto semplice, perché dura mille anni e poiché è scritto che per Dio un giorno è come mille anni. Notate bene. E poi dice, inizia con la venuta di Gesù e la risurrezione dei morti in Cristo e finirà con la distruzione della terra. Interessante. E subito la seconda risurrezione per gli ingiusti. Questo dimostra che la Chiesa passerà la grande tribolazione, perché appunto la prima risurrezione avviene quando Cristo ritorna, cioè nell'ultimo giorno. Gesù lo ha detto che i morti risorgeranno nell'ultimo giorno. Questo comunque è un dettaglio, ma chiaramente ci sono altre cose che confermano molto più chiaramente il rapimento dopo la tribolazione. Allora io lì per lì non ci ho capito una H, nel senso che come dimostrerebbe questo? Scusa, qualcosa mi sfugge, ma com'è che dimostra? Ok, ho capito la tua posizione sul millennio e l'avevo compresa bene, ovvero lui dice, l'avete sentito, che praticamente il giorno del Signore inizia con la seconda venuta di Cristo e finisce
con la distruzione del, diciamo, degli empi della terra, del giudizio finale. Perché? Perché è scritto in pietra, appunto, che un giorno per il Signore sono 1000 anni. Come 1000 anni, non 1000 anni, come 1000 anni, è diverso. Poi, io dico, scusa, io non è che ci ho capito molto come fa questo, però, che ho compreso bene, a dimostrare che la Chiesa non passerà per la, diciamo, passerà per la grande tribolazione. Lui dice, allora, non ci siamo capiti, l'ultimo giorno uguale 1000 anni, inizio con la seconda venuta di Cristo, prima risurrezione, i morti in Cristo, inizio millennio, ultimo giorno finisce con la distruzione del mondo e giudizio finale, insomma, poi nuovi cieli e nuova terra. Però io poi, esaminando bene, ho capito come lui fa, pretende di dimostrare con questo che la Chiesa passerà per la grande tribolazione. Tutto gira intorno alla frase ultimo giorno. Perfetto, di questo seguirà un video fantastico. Ho imparato una cosa nuova. Ecco qui che quando ci si confronta, come già detto, ci si arricchisce. E mi ha fatto pensare a un qualcosa che, tutto sommato, questa cosa qui non fa altro che dare la zappa sui piedi ai post-tribolazionisti. Quindi, ultimo giorno? Benissimo. Quindi io colloco tranquillamente questa frase, ultimo giorno, all'ultima tromba. Fantastico, ma questo è sulla dal presente oggetto e dal presente video. Quindi andiamo avanti. Benissimo. Allora, vogliamo iniziare subito. Allora, intanto vorrei rispondere a, diciamo, in maniera generale a alcune situazioni molto incresciose, ovvero dei video che ha fatto il fratello Longo fino adesso, ne ho visti circa 3. Gli altri non li ho visti. Li vedrò poi col tempo. Da oggi, diciamo, oggi ho lavorato, da domani sono in ferie, vediamo un pochino se nei prossimi giorni riesco a fare qualche altro video in più. Benissimo. Il prossimo video che vorrei fare, se Dio vorrà, è quello sulle trombe, l'ultimo giorno. Ma vediamo, insomma. Sempre riguardo questa serie, poi in mezzo magari ci metto qualche altra cosa, ora vediamo, insomma, sarà quello che Dio vorrà, come potrò. Però ho letto un po' di commenti a destra, e manca, e ho visto, insomma, che a volte a noi ci si ricorda, ci viene ricordato, scusate, che praticamente il nostro parlare è un po' duro, no? Si parla di apostati, di qua e di là, su e giù. Allora, è vero che noi abbiamo un parlare duro, ma cioè non è che voi siete di meno. Ecco, ora non mi riferisco tanto a te, quanto a, diciamo, quelli, diciamo, che la pensano come te, quelli che la pensano come te, il mondo post-tribolazionista, diciamo. Ora non mi voglio mettere a far nomi, ma pochissime settimane fa, un mese fa, non mi ricordo quando, 2 mesi fa, non me lo ricordo, qualcuno fece un video contro di noi, contro questo mondo pretribolazionista, dicendo che ci dovete tappare la bocca, che ci dovete tappare la bocca, che dobbiamo essere combattuti e che dobbiamo stare attenti perché qualcuno nelle nostre pubbliche adunanze ci potrebbe ammonire pubblicamente e quindi dobbiamo avere paura, ovvero che noi abbiamo paura. Allora, riguardo, poi è stato fatto l'esempio delle guardie del corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, sì, va bene, per quanto riguarda quelli che gli apostolici e tutta sta gente qua che hanno le guardie del corpo, stiamo mischiando un po' le carte, perché qui si parla dei, diciamo, della posizione pretribolazionista e poi mi metti quelli che hanno le guardie del corpo. Ma quelli che hanno le guardie del corpo, che hanno le guardie del corpo perché hanno paura, sono gli apostolici, sono quelli della prosperità,
e quelli predicano tutto meno che il rapimento della Chiesa. Ne puoi trovare uno. Quindi, de che, cioè, ma che mi state a raccontare? Ma mi state a prendere in giro? O ci state prendendo in giro? Ecco. Allora, io parlo per me, io mi chiamo Alessio Evangelisti, ok? Ecco, sono un uomo come tutti quanti, non posso dire di non avere la paura dentro di me, nel senso che, umanamente parlando, non biblicamente parlando, però qui vado in un... cioè la paura, se cammino su un muro alto 100 metri, hai paura, ok? Vuol dire essere normale, ok? Se ti arriva un tir davanti, hai paura. Chi non ha paura è perché è schizofrenico. Ecco, chi studia criminologia sa questo. Io non studio criminologia, però queste cose le so lo stesso, va bene? Quindi la paura fa parte dell'essere umano ed è normale. Detto questo, io non ho paura proprio di nessuno, parlo per me. Già mi è successo e mi sono messo a ridere. E vi racconto pure la storia. Questo video durerà molto, non mi interessa. Allora, diversi anni fa, parecchi, mi trovavo a condurre la consueta riunione, diciamo, dei santi, e non mi ricordo che giorno fosse, credo fosse di domenica, può darsi, probabilmente era di domenica e non era infrasettimanale, se non vado errato, se insomma c'è tutta la riunione, tutto quanto, e poi finisce la riunione, mi accingo a concluderla. Una volta conclusa la riunione, stavo per accingere a scendere dal pulpito per salutare tutti quanti i fratelli e gustare della comunione fraterna. A un certo punto, quel giorno, avevamo una visita di una coppia di anziani, marito e moglie, che insomma sono amici, si conoscono con i miei genitori da quando erano bambini, quindi gente anche anziana di una certa età. E lei fa parte diciamo delle Adi, lui a un certo punto non faceva più parte delle Adi. A un certo punto lui, con sto barbone, io era una vita che non lo vedevo, con sto barbone così, si era messo seduto in fondo e mi fa con una voce, no? Hai visto? Fratello! Proprio una voce che tutti quanti si sono girati. Io proprio, capirai, hai trovato buono il pescetto. Ma guardo, mezzo incuriosito, non è che m'ero preoccupato. Io. Era una vita che non vedevo. Ti devo dire una cosa. Io dico, manco gli rispondo. Ma guardo come di boh. Ero ancora, non ci stavo a capire tanto, non stavo a pensare a niente di male. Tu sei molto vicino alla verità. Ah, lì ho cominciato a masticare. Ma ti manca qualche cosa. Davanti a tutti. A me, qui mi è entrato e qui mi è uscito. A proposito di paura, abbiamo paura. Al che io ho, non so se sia un difetto o un pregio, è che io sono l'antitesi della curiosità. Cioè io non sono curioso. Al che... in quel momento devo confessare che, nonostante io sono l'antitesi della curiosità, mi incuriosì. Ma nonostante tutto non dissi nulla. Perché non dissi nulla? Perché conoscevo lei e tutto quanto. Alla fine ho detto, vabbè, Massima, che mi importa. E poi invece lui non resistette e lo disse. Tu... Non mi ricordo mo come me lo disse, ma mi disse che ero un eretico perché credevo nella Trinità. Era diventato antitrinitario. Non ci posso credere. Quando mi ha detto così, mo so guardato, non gli ho detto niente. Ho provato pietà e misericordia. Pietà e misericordia. La moglie
bianca, poi mi ha preso in disparte, mi ha detto non so che gli è preso questo, ha cominciato a frequentare da gente, se deve si è fatto antitrinitario, non ci sto a capire niente, fratello Alessio, perdonami, perdonami di che, Zore, tu che c'entri, non so che è successo, per dire, no? Ora questo mi ha fatto sta scenata teatrale sulla Trinità, qualcun altro me la potrebbe fare sul rapimento pretribolazionista, ma che mi porta a me? Ma chi c'ha paura? Ma paura di che? Ma chi? Ma un anziano di Cristo, del Signore, c'ha paura? Ma spero che non ci sia nessuno che abbia paura di essere confutato pubblicamente, ma io dico, ma io non condivido quello che fanno i cattolici, quello che fanno i musulmani, quello che fanno i testimoni di Genova, quello che fanno quelli da Chiesa dei Fratelli, quelli che fanno quelli della, come si chiamano, della prosperità, quello che fanno gli apostolici, ma mica vado nelle loro radunanze a rompergli le scatole, non lo condivido e finisce la storia. Lo confuto la dottrina, se c'è un personaggio da confutare, lo confuto. Lo si può confutare in mille maniere, con un video pubblico, con un libro, annunciando, diciamo, per la strada, noi si predica contro le eresie, chi lo vuole fare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è che io vado a casa degli altri, lo so che lì c'è quello, ma dove sta scritto? Dice il Signore, mi ha detto, dove ti ha detto? A te personalmente? Sì, bada bene che sia stato il Signore, Ecco. Quindi non le faccio queste cose, non mi metto, cioè, come quelli, no? Che dicono, questo libro è vero perché è gratuito. Aspetta, allora, la veridicità di un libro non fonda, diciamo, sul fatto se questo sia gratuito o non gratuito. Facciamo attenzione, no? Perché qui pare che chi vende libri racconta solo frottole. Allora, qui c'è una Babilonia totale, sto vedendo. Purtroppo, tocca tornare all'ABC proprio della vita. Allora, una persona che vende un libro, che scrive un libro, ok? Lo può fare per vil guadagno, ovvero non per vil guadagno, anche se la maggior parte lo fanno per vil guadagno. Anche le Bibbie si vendono, eh? Ora, la persona se lo fa per vil guadagno, sicuramente e certamente e al 100% dovrà rendere conto a Dio per quello che sta facendo. E questo è un aspetto ed è da condannare. Ora però il fatto che una persona specula su una determinata cosa non significa, cioè non è sinonimo, non necessariamente, ecco, deve essere tutto sinonimo di mancanza di veridicità, perché siamo pieni di letteratura gratuita che dice, racconta frottole, metti la per esempio chi scrive trattati sulla predestinazione e poi li regala. Ecco, ora questa non viene da Dio, ora mi pare di aver capito che tu abbracci anche questa dottrina della predestinazione. Ecco, no, io ti combatterò anche qua, non a te come persona, attenzione, diciamo come pensiero sì, perché la dottrina della predestinazione e la dottrina post-tribolazionista sono due dottrine che, secondo me, vengono dal diavolo, punto. Basta, molto semplice. Bene. Quindi, tu dici che noi portiamo congetture, mo non mi ricordo se hai usato proprio questa parola, comunque il senso è questo, che noi portiamo congetture. E allora io rispondo, benissimo, io non è che mi creo problemi o che mi metto a questionare, benissimo. Allora, io vi porto il pensiero dei post-tribolazionisti. Vi porto la mia risposta e poi lascio all'ascoltatore stabilire chi è che fa le congetture e chi non fa le congetture. Basta, fine, mi lavo le mani, punto. Dio ti benedica, tu sei libero di dire quello che vuoi e noi siamo liberi di contestartelo, basta. Sulla predestinazione ho fatto una infinità di libri, sì, di libri, oddio, mo costi libri, no,
una infinità di video, vabbè, infinità, alcuni diversi video, basta, potete vederli, basta. Dice Dio, vedete i video. Adesso poi, sinceramente, se domani ti metterai a parlare pure sulla predestinazione, lì voglio sapere niente, basta, sono stanco. Adesso faccio sta serie e poi anche io mi ritiro. Però questa, come dire, è doveroso. Benissimo. Quindi, paura di che? Tapparci la bocca e tappateci la bocca. Qual è il problema? Intanto sto ancora a parlare. Punto. Se venite in una pubblica adunanza, non è che uno che s'alza, fratello, oddio che paura, ma di che? Ma venite? Con me, sto linguaggio, no. Con me dovete usare un certo linguaggio, perché poi io mi adeguo. Quindi, noi siamo duri nel parlare. Perché voi siete tenerini. Ah sì, noi siamo duri nel parlare. Ma voi non è che scherzate tanto, eh? Adesso leviamo il fratello Longo, parlo degli altri. Addirittura mi mettete in bocca parole mai dette. È venuta una capra gnostica. Perché poi qui ci ballano pure i miscredenti che si mettono a scrivere sotto i video del fratello Longo, no? Che sono proprio miscredenti, però per creare confusione si fanno passare per dei cristiani post-tribulazionisti e fanno finta di dare ragione a fratello Giuseppe. Attento a tutti, questo te lo dico per esperienza, se la vuoi accettare il consiglio. Attento a tutti quelli che ti fanno il salame lecche e che ti danno ragione. Fai attenzione, perché non tutti sono sinceri. Impara questo, se posso permettermi di darti un consiglio. Se posso permettermi, perdonami se ti ho offeso dandoti un consiglio, Quindi c'è una capra gnostica che ha detto: dove sta scritto, caro Alessio, che quando il Signore verrà per la seconda volta non lo vedrà tutto il mondo? Rispondo: capra gnostica che non sei altro, quando mai Alessio Evangelisti ha detto che quando il Signore tornerà per la seconda volta non lo vedrà tutto il mondo? Me lo fai vedere in quale video io l'ho detto? Io ho detto un'altra cosa, che il rapimento, che loro chiamano per prenderci in giro segreto, quello non sarà visto, ma la seconda venuta di Cristo, quella sarà vista. Quindi non mettetemi in bocca parole che io non ho detto. Riguardo al rapimento, che voi chiamate per deriderci segreto, io vorrei la risposta che non mi è arrivata. Se ci sarà un rapimento, e ci sarà pur collocandolo nel, diciamo, attaccato alla seconda venuta di Cristo, io già l'ho detto, avverrà in un batter d'occhio, giusto? E in un batter d'occhio ci si troverà su nel cielo, giusto? Ora, se una persona, se milioni di persone spariscono in un batter d'occhio e si vanno a incontrare nell'aria, in un determinato punto del cielo, che sarà un solo punto per tutti quanti, il pianeta è rotondo e tutti spariscono in un batter d'occhio, contemporaneamente ci sarà il rapimento, il ritorno di Cristo. Il ritorno di Cristo ovviamente sarà visto da tutti, ma il rapimento della Chiesa, che è avvenuto poco prima in un batter d'occhio, chi è stato rapito in Australia, chi in Austria, chi in Africa, chi in Sud America, chi in Nord America e così via, sono spariti, chi sta rinchiuso dentro al bagno, chi sta in mezzo a una montagna, chi sta magari davanti molta gente, ma tutti spariscono in un batter d'occhio, molta gente sparirà senza che nessuno la veda perché stava rinchiusa dentro al bagno, altri li vedranno sparire perché magari si troveranno a fare una conferenza davanti a centinaia di persone, ma tutti si andranno a trovare in un punto preciso del cielo, in un batter d'occhio. Mi dici come la gente fa vedere questo? Me lo fate capire, non mica rispondete, E poi dite a noi, allora loro dicono che noi presentiamo congetture. Allora rilascio all'ascoltatore di decidere e di stabilire dove stanno le congetture e dove sta l'eresia e chi è l'eretico.
e se veramente il rapimento della Chiesa sarà visibile, no? Perché io vengo rapito piano piano piano, inizio, oh, sto lievitando, come diceva uno, sto lievitando, guarda come sto lievitando, e tutti quanti, milioni, ci alzeremo piano 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 dalla terra, incominceremo a lievitare, no? Se due staranno in un letto, no? Quello comincia a lievitare, piano piano, svegliamo, sto lievitando, e quello, marito mio, non te ne andate, prego, rimani qua, aiutami, e viceversa, no? E poi noi presentiamo congetture. A me mi pare una barzelletta, quello che voi presentate, rilascio all'ascoltatore, no? A proposito di toni forti, noi usiamo i toni forti, vabbè, decidete voi chi usa i toni forti. Detto questo, vado un attimo a spegnere i riscaldamenti che mi sto a morire dal caldo. Ok, sono tornato. Scusate, ma qui è tutto casareccio. Già che ci sto bevo. Sa. Allora, vogliamo venire a noi, perché già è un po' che abbiamo cominciato, sono 31 minuti, perfetto. Allora, giorno del Signore. Allora, il fratello Giuseppe Longo dice, il giorno del Signore inizia con la seconda venuta di Cristo, dura tutto il millennio, fino alla, diciamo, il giudizio finale, l'ultimo giorno, che è quando, appunto, l'ultimo giorno, lui dice, appunto, è il... Lui dice, Giuseppe Longo, che l'ultimo giorno è appunto l'ultimo giorno che va appunto da quel momento fino al giudizio finale, la distruzione, eccetera, 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 eccetera. Questo è quello che lui dice. Benissimo. Allora, io dico, no, il giorno del Signore è questo. Allora, il millennio non è il giorno del Signore. Il millennio durerà un giorno, perché perché mille anni per il Signore sono come un giorno e un giorno sono come mille anni? Domanda, risposta, al 100% sì. Il millennio è da considerarsi un giorno unico, così come questi 2000 anni che sono passati dalla venuta di Cristo, della prima venuta, ad oggi sono due giorni. Infatti è profetizzato che Osea 6, eccolo qua, in fra due giorni egli ci avrà rimessi in vita, e al terzo, che è il millennio, egli ci avrà risuscitati, e c'è, quindi in questi due giorni, ok, come dire, in questi due giorni che ci sono stati, ok, è venuto il Cristo, sono 2000 anni. Bene, andiamo avanti adesso, non è tanto questo. Quindi il millennio non è il giorno del Signore, è un giorno, ma non è il giorno del Signore. Il giorno del Signore, come vedremo, non ha nulla a che vedere col millennio. Perché? Adesso lo vedremo perché. Allora, io ho già detto che il giorno del Signore nella scrittura sono tre. Tre giorni sono. Ci sono tre giorni del Signore. Il primo giorno del Signore è quando appunto ci sarà la grande tribolazione della durata di 7 anni. Quello è il primo giorno del Signore. Il secondo giorno del Signore, che sono tre, è quando Gesù ritornerà. Il terzo giorno del Signore è l'ultimo, quando ci sarà il giudizio finale. E nulla, mai e poi mai, vedremo, andando a esaminare nelle scritture,
che la scrittura, parlando del giorno del Signore, descrive in qualche maniera il millennio. Anzi, vedremo da adesso in poi come viene descritto il giorno del Signore. Vogliamo andare in Isaia 2. Se tu vai in Isaia 2, tu leggi tutto quanto Isaia 2 e vedrai che... Ecco qua. Allora, vedi? Per esempio, no? Entra nella roccia, nasconditi nella polvere per lo spavento del Signore. Spavento del Signore. Ti risulta che nel millennio ci sarà lo spavento del Signore? Per la gloria della sua altezza, gli occhi altieri dell'uomo saranno abbassati, l'altezza degli uomini sarà depressa. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno altro termine da correlare al giorno del Signore. Qui questo termine viene usato, sì, in maggior parte delle volte per riferirsi al giorno del Signore, ma viene usato anche se di meno, anche per il millennio. Questo sì, ma poi parleremo di questo. Ma per quanto riguarda il giorno del Signore, mai lo associa al millennio. Perciò che vi è un giorno del Signore, degli eserciti, contro ogni superbo, contro ogni altiero, contro a chiunque si innalza e sarà abbassato, contro tutti i cedri e elevati del Libano e contro tutte le querce di Bassan, contro tutti gli alti monti, contro tutti i colli elevati, contro ogni torre eccelsa, contro ogni muro forte, contro tutte le navi di Tarsis, contro tutti i disegni, perché è un giorno di castigamento, è un giorno di giudizio. In Dio ci sarà un solo giudizio universale che si concretizzerà nel grande trono bianco. Prima non ci sarà nessun giudizio. Ora, il fatto che non ci sarà nessun giudizio non significa che Dio non giudica. Dio giudica sempre. Quando Dio manda una malattia, è il giudizio di Dio. Quando Dio manda la grande tribolazione, è il giudizio di Dio. Ma non il giudizio inteso davanti a un tribunale, dove vengono aperti i libri e dove vengono prese le persone, fatto un vero e proprio processo e poi condannate o assolte. No. Oggigiorno, quando qualcuno si comporta male, viene giudicato da Dio. Gli può essere mandata una malattia, una morte, una persecuzione, quello che ti pare. Oggi Dio sta giudicando le nazioni, ma il grande giudizio di Dio avverrà durante la grande tribolazione, ma mai inteso come quel giorno davanti al trono bianco, come viene descritto in Matteo 25. L'altezza degli uomini sarà depressa, sublimità degli uomini sarà abbassata, il Signore solo sarà esaltato in quel giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Egli sterminerà del tutto gli idoli, gli uomini entreranno nelle spelonche, nelle rocce, nelle grotte della terra per lo spavento del Signore, nel giorno del Signore. Ma dove sta qui il millennio? Prosperità, benessere, il leone che diventa una pecorella. E la gloria della sua altezza quando egli si leverà per fiaccare la terra. Ma quale millennio? In quel giorno, vedi, quando dice il termine in quel giorno, a proposito che noi leggiamo libri, io non ho mai sentito un solo predicatore, né in Italia né all'estero, che abbia correlato questo termine qua a questo qua. Non sto dicendo che lo sto facendo io per la prima volta, eh? Lungi da me tale presunzione, ma io non ho mai sentito nessuno. Per quanto mi riguarda, sta cosa, per la mia persona, l'ho scoperta io, insomma, per la grazia di Dio. Ecco. Se io mi fondassi sui libri letti, come insinuate voi, mo non so se tu hai insinuato questo, quindi chiedo, però come insinuano gli altri, non potrei risponderti. Perché quando uno fonda tutto su un pacchetto preconfezionato, come gli smuovi la sua, diciamo, situazione,
praticamente vieni a destabilizzarlo, quindi io non dovrei essere in grado di rispondere a nulla di quello che tu dici. Quindi in quel giorno l'uomo getterà alle talpe, ai pipistrelli, gli idoli del suo argento, gli idoli del suo oro, i quali altri li avrà fatti per adorarli, entrando nelle buche delle rocce, nelle caverne dei sassi, per lo spavento del Signore. Altro che millennio, e per la gloria della sua altezza, quando egli si leverà per fiaccare la terra. Fiaccare la terra, dove sta qui il millennio nel giorno del Signore? Rimanetevi di fidar nell'uomo il cui alito è nelle nari, perciò che di quanto peggio egli è valore egli. Quindi il giorno del Signore non lo associa mai al millennio, mai. Ovviamente finito il secondo giorno del Signore, perché il primo è la grande tribolazione, il secondo è la venuta di Cristo, lì poi si entrerà nel millennio, che sarà un giorno e durerà un giorno, questo sì, ma non viene mai chiamato il giorno del Signore, il millennio. Questo sto dicendo. Bene. Andiamo in Isaia 13, famoso Isaia 13, dove parla della terra, dell'asse della terra, eccetera, eccetera, eccetera. Dice, urlate, perciò che il giorno del Signore, ecco qua. Oddio. Giorno del Signore. Ecco qua. Urlate, perché il giorno del Signore è vicino. Quindi il giorno del Signore è vicino e il Signore, lo Spirito Santo, gloria al suo nome, dice, urlate. Nel millennio non si urlerà. Nel millennio ci sarà gioia, pace, letizia. Poi vedremo che cos'è il millennio, come viene chiamato. Verrà come un guastamento fatto dall'Onnipotente. No, il giorno del Signore non è il millennio. Ora, domanda, chi presenta congetture? Basta, io dico, Giuseppe Longo e loro, non so se anche gli altri, dicono il giorno del Signore inizia dalla seconda venuta di Cristo fino alla distruzione finale della terra e degli empi, ok? Quindi ci sarà in mezzo anche il millennio, perché un giorno dura come mille anni e mille anni come un giorno, già qui si sono dati la zappa sui piedi, non so se ne sono resi conto, poi lo vedremo perché, e loro dicono che noi presentiamo congetture, giudicate voi. Perciò che le mani diventeranno fiacche, ogni cuor d'uomo si struggerà, ogni cuor d'uomo si struggerà nel giorno del Signore. Essi saranno smarriti, tormentati, dogli li coglieranno, sentiranno dolori, come la donna che partorisce. Saranno tutti sbigottiti riguardandosi l'uno l'altro, le loro facce saranno come divampate dalle fiamme. Ecco, il giorno del Signore viene, giorno crudele, giorno di indignazione. Giorno di ira, che cos'è la grande tribolazione? È l'ira di Dio. La grande tribolazione è l'ira di Dio sulla terra e sugli uomini, è l'ira di Dio per quello che stanno facendo. Ira accesa per mettere la terra in desolazione. Ti risulta che nel millennio la terra sarà in desolazione? E per distruggere da essa i suoi peccatori. Ecco che cos'è il giorno del Signore. Potete cercarlo. Il fatto è che manca lo studio sistematico da parte di coloro che pretendono insegnare la parola di Dio. Ora, quando io dico studio sistematico, sicuramente manderanno a più in chissà quale movimento. No. Allora, da quando l'uomo è sulla faccia della terra, essendo stato creato immagine e somiglianza di Dio, da sempre, in tutte le materie, sia che tu voglia studiare medicina, architettura, scienze, chimica, medicina, legislatura, insomma, eccetera, 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 pure se vuoi fare il cuoco, che vuoi studiare la cucina, devi fare lo studio sistematico. C'è lo studio per, nel nostro caso, per dottrine, lo studio per materie, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, una volta che hai studiato questo, allora assembli. Chi non fa questo, perché o ignorante o presuntuoso o non so che cosa, farà un minestrone in capoccia che tu manco te lo immagini. Ecco perché io dico, se tu vuoi studiare la Bibbia e non adotti il sistema sistematico, avrai problemi.
non concretizzerai quello che concretizzerà uno che adotta questo sistema. Chi vuole studiare la Bibbia, chi non la vuole studiare, non la studi. Le stelle dei cieli, gli astri di quelli non faranno lucere la loro luce. Quando? Nel giorno del Signore. Pensate, il sole si oscurerà quando si leverà e la luna non farà risplendere la sua luce. Quando? Nel giorno del Signore. Non c'è il millennio nel giorno del Signore. Non c'è il millennio nel giorno del Signore. Poi vedremo che cos'è il millennio. Ma noi siamo quelli che portiamo congetture. E io butto la palla al balzo nei confronti dell'ascoltatore. Giudicate voi chi parla di congetture. E io devo stare zitto davanti a voi. Non sia mai. Io non starò zitto. Come non state zitti voi. E non ho paura di nessuno. Non te, Giuseppe Longo. Non mi fate più questi discorsi. Hanno paura. D'essere confutato. Ma chi c'ha paura? Ma paura di che? Lasciamo stare, va. Poi dice che ti arrabbi. Ma come fai? Non è che sono arrabbiato, è un modo di dire. Ma io dico, però sono scocciato, sì. Paura. Ma non ci posso credere, non ci posso credere. Guarda, non ci devo più pensare, perché sennò poi dopo veramente... Posso dar adito a pensare magari qualcosa che poi tutto sommato. Dice il Signore, io punirò il mondo della sua malvagità nel giorno del Signore. Dove sta il millennio qua? Stai facendo un minestrone. Addirittura, scusa, ma io ti contesto anche questo. Ti sei messo a dire che i credenti saranno, che quel passo che dice alcuni saranno battuti di molte battiture, altri di meno battiture, si riferisce ai salvati. Ma quali salvati? Quelli sono gli empi, se leggi il capitolo, parla dei farisei, di quelli che bestemmiavano la parola del Signore, che vanno in perdizione, e che i credenti vanno su nel cielo e vengono battuti. Il premio. Non, scusami, te voglio bene, sei un caro fratello, però ti contesto. Così gli altri ascoltano e decidono poi. Gli empi della loro iniquità farò cessare l'alterezza dei superbi, abbatterò l'orgoglio dei violenti, io farò che un uomo sarà più pregiato che l'oro fino nel giorno del Signore, che è anche il giorno della grande tribolazione. Che voi dite? Che gli uomini arriveranno a miliardi, o in grandissimo numero. No, quelli che arriveranno alla fine della grande tribolazione saranno così pochi che su 7 miliardi moriranno, ascoltami bene Giuseppe, moriranno su 7 miliardi e mezzo, moriranno quasi 7 miliardi di persone, se te fai i conti. Hai capito? Moriranno una cifra pazzesca, la Chiesa sarà decapitata, non potrà fuggire, sarà decapitata, moriranno, tutti i santi saranno dati in mano all'Anticristo, praticamente non si salverà quasi nessuno, altro che una persona più che oro di Ofir. Perciò io crollerò il cielo, la terra tremerà e sarà smossa dal suo luogo, quando? Nel giorno del Signore, eccolo qua. Verso 6 e verso 9. Dove sta qui il millennio, Giuseppe? Dove sta qui il millennio per l'indignazione del Signore degli eserciti? Per il giorno dell'ardor dell'ira sua nel giorno del Signore. Che cos'è la grande apocalisse? L'apocalisse poi lo vedremo. Oltre che è l'ira di Dio. Dove sta il millennio? Dove sta scritto una parte nella Bibbia dove parlando nel giorno del Signore... Parla del millennio. Giudicate voi chi porta congetture, eh? Ed essi saranno come un capriolo cacciato, come una pecora che niuno accoglie, ciascuno si volterà verso il suo popolo, ciascuno fuggirà dal suo paese. Chiunque sarà trovato sarà trafitto. Dove sta il millennio? Chiunque sarà giunto con loro cadrà di spada. Dove sta quel millennio? E i loro fanciulletti saranno schiacciati davanti agli occhi loro. Tu dici, no, ma qui inizia
Inizia cosa? Inizia qui il giorno del Signore con la seconda venuta di Cristo? No, amico mio. Le case saranno rubate, le loro mogli violate. Sta parlando della grande tribolazione. Te lo fai iniziare prima il giorno del Signore. Ecco, io eccito contro loro i Medi, i quali non faranno stima alcuna dell'argento, non vorranno oro. Qui sta parlando della grande tribolazione e te lo sta collocando ancora prima di quando verrà il Signore per la seconda volta. Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Ezechiele 30, nel verso 3, dice: è vicino il giorno del Signore, sarà un giorno nuvoloso, il tempo delle nazioni. Il tempo delle nazioni. La spada verrà sopra l'Egitto, vi sarà spavento in Etiopia. Quando gli uccisi cadranno in Egitto, quando si menerà via la sua moltitudine e quando i suoi fondamenti si disfaranno. Cus, put, lut, del tutto, il popolo mischiato, cub, e quei del paese del patto cadranno con loro per la spada. Così ha detto il Signore. Quelli che sostengono l'Egitto cadranno, l'alterezza della sua forza sarà battuta, cadranno esso per la spada di Migdol e Sevenè, dice il Signore Dio, saranno desolati fra i paesi desolati e le città d'Egitto saranno fra le città deserte. Conosceranno che io, il Signore, quando avrò messo il fuoco in Egitto e quando tutti i suoi aiutatori saranno stati rotti, poi dice, in quel giorno partiranno dei messi per la mia presenza sovranavi per spaventare l'Etiopia e che se ne sta in sicurezza. E vi sarà fra loro lo spavento come nel giorno di Egitto. Ecco, qui dice appunto in quel giorno, parlando del giorno del Signore. E qui ti fa comprendere chiaramente il quadro. Benissimo. Gioele è il classico esempio. Gioele 2, dall'1 al 17. Quando parla del giorno del Signore, utilizza anche in quel giorno. Per esempio, se io metto quel, eccolo qua. No, qui non lo usa. Va bene, non lo dirà però nel capitolo 3. E infatti, nel capitolo 3 lo dice. Benissimo. Allora, andiamo avanti. Giorno del Signore. Allora, torniamo su. Allora, suonate la tromba in Sion, date grandi gridi nel monte mio santo, siano commossi tutti gli abitanti del paese, perciò che il giorno del Signore viene, perciò che Egli è presso, giorno di tenebre, giorno di tenebre, giorno di caligine, giorno di nuvola, di folta oscurità che si spande su per i monti come l'alba, un grande e possente popolo viene, un grande e possente popolo viene, il cui simile non fu già mai. Allora, se questo fosse il giorno del Signore, se il giorno del Signore fosse da circoscriversi alla seconda venuta di Cristo, in quel medesimo momento, e poi si entra nel millennio, qui non dice questo, qui dice che poi in questo giorno ci sono degli avvenimenti catastrofici durante questo tempo. Mentre invece quando ci sarà, come dicono loro, il giorno del Signore è la seconda venuta di Cristo e poi si entra subito nel millennio. Qui no, ecco, un grande popolo viene, come non fu già mai, né sarà dopo di lui in alcuna età nel giorno del Signore. Ecco, decidete voi chi presenta congetture, se i pre-tribolazionisti o i post-tribolazionisti. Decidete voi. Davanti a lui un fuoco divora, dietro a lui una fiamma divampa. La terra davanti a lui è come il giardino dell'Eden, dietro a lui è un deserto di desolazione. Anche egli non lascia nulla di resto.
nel giorno del Signore, nel millennio, tutto questo non avverrà. Nel millennio il deserto sarà reso come un Eden. Qui invece l'Eden viene reso come un deserto. Eccolo qua. Eccolo qua. Eden viene reso deserto, mentre invece nel millennio il deserto viene reso Eden. Al contrario, voi state capovolgendo la parola di Dio. I popoli angosciati vedendolo, ogni faccia ne impallidirà nel giorno del Signore. Poi sono cose che verranno dopo. E non come dite voi, lo ripeto per l'ennesima volta, che il giorno del Signore inizia con la seconda venuta di Cristo. Perché poi lì si entra nel millennio e c'è tutto il contrario di questo. Quindi ci sono tre giorni del Signore. La grande tribolazione, la venuta seconda di Cristo e il giorno del giudizio sul trono bianco. Potete leggerlo. Il giorno del Signore sarà grande e grandemente spaventevole. Chi lo potrà sostenere? Loro dicono la Chiesa di Gesù Cristo. Questo è quello che dicono loro. Apocalisse 13 dice caput per tutti quanti. Giudicate voi. Nel verso 31 dice che il sole sarà mutato in tenebre, la luna diventerà sanguigna avanti che il grande spaventevole, vedi, sono tre giorni del Signore, avanti, qui te ne dà un altro, perché la grande tribolazione è un giorno, come vedremo tra un... Sì, perché quando parla della grande tribolazione lo definisce in due maniere, uno quel giorno come un giorno, due, lo vedremo tra un pochino come viene chiamata la grande tribolazione o l'Apocalisse. Lo vedremo tra un pochino. Bene. Allora, invece nel capitolo 1 potete leggere tutto quanto il capitolo. Mo adesso basta leggere perché hai lasso l'orribile giorno, perciò che il giorno del Signore è vicino, verrà come un guasto fatto dall'Onnipotente, non è il cibo del tutto reciso dinanzi agli occhi nostri. La letizia, la gioia, non è ella recisa dalla casa dell'Iddio nostro? Ma dove sta qui il millennio? Giudicate voi chi presenta le congetture. Bene. Allora, volete leggere Gioele 3? Il giorno del Signore, nella valle del giudizio finale, è vicino. Il sole e la luna, ecco qui parla, sono oscurati, le stelle l'hanno sottratto il loro splendore. Vedi, qui nella valle del giudizio, vedi, giudizio finale, perché Dio viene a giudicare le nazioni. Perché? Non perché c'è il giudizio del trono bianco, ma tutta la grande tribolazione è il giudizio di Dio, se tu leggi dal primo capitolo all'ultimo capitolo. Ma il giudizio del grande trono bianco è solo uno, e Matteo 25 parla di quel giudizio là. Attenzione. Quindi, qui ti mette... Anche quel giorno, quando il Signore tornerà, qui parla praticamente, se non vado errato, di Armageddon, lo dovrei vedere meglio, però è un po' mezzo improvvisato questo, il sole e la luna sono oscurati, sì, e le stelle hanno sottratto il loro splendore. Il Signore ruggirà da Sion, manderà fuori la sua voce da Gerusalemme. Il cielo, la terra tremeranno, ma il Signore sarà un ricetto al suo popolo che è Israele. È una fortezza, infatti, ai figli di Israele. Qui la Chiesa non c'è. In questo giorno, che qui sta parlando di Armageddon, la valle del giudizio finale. C'è Israele, non c'è la Chiesa. E il millennio, un giorno di prosperità, non viene mai chiamato giorno del Signore. E nulla a che vedere con tutte queste cose. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene. Infatti, vedi, Gerusalemme, il suo popolo, la sua fortezza per i figli di Israele.
Gerusalemme, non c'è mai la Chiesa di Gesù Cristo, non c'è mai la Chiesa di Gesù Cristo nel giorno del Signore. Fammi rimettere la musichetta. Vabbè, mo adesso vado a chiudere, va? Amos. Amos. Ok. Ok. Amos 5. Prendo quest'altra. Allora, Amos 5, verso 20. Il giorno del Signore. Perché lo desiderate? Così il giorno del Signore. Ma esso sarà un giorno di tenebre, non sarà un giorno di luce. Perché lo desiderate? Come se un uomo fuggisse dinanzi a un leone, o un orso lo scontrasse, ovvero entrasse in casa e appoggiasse la mano alla parete e una serpente lo mordesse. Questo è il giorno del Signore. Non sarà egli di tenebre e non luce, e caligine senza alcuno splendore? Altro che il giorno del Signore, il millennio. Ma dico io, giudicate voi chi presenta congetture e chi no. Abdia, Abdia, è tutto uno. Allora, perciò che il giorno del Signore, il giorno del Signore contro tutte le nazioni è vicino. Come tu hai fatto così, sarà fatto a te. A proposito che il Dio, appunto, occhio per occhio, dente per dente, il giudizio di Dio, ma questa è un'altra cosa. Come ti è stato fatto a te, cioè come hai fatto tu, così sarà fatto a te. Perché non... va bene, non me lo... ah, me lo prende, e vabbè. E la retribuzione ti ritornerà in sul capo, perciò che siccome voi avete bevuto in sul monte mio santo, così berranno tutte le nazioni continuamente, anzi berranno e inghiottiranno e saranno come se non fossero state, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, allora Sofonia, Sofonia 1, leggiamo, diciamo dal verso 7, Allora, Sofonia 1, non me lo prende più come prima, che amarezza, non me lo prende più come prima, perché? Incredibile. E vabbè, allora, ho fatto un grande danno. Allora, il giorno del Signore è vicino, sia vicino, perché il giorno del Signore ha apparecchiato un sacrificio, ha ordinato i suoi convidati e avverrà nel giorno del sacrificio del Signore. Il giorno del Signore è il giorno del sacrificio del Signore e io farò punizione dei principi, eccetera, eccetera, eccetera. In quel giorno, il giorno del Signore, la grande tribolazione, viene chiamato anche in quel giorno. E la maggior parte delle volte che si utilizza il termine in quel giorno, si riferisce al giorno del Signore. Ci sono delle volte dove, riferendosi al millennio, utilizza il termine in quel giorno, ma omette il termine il giorno del Signore. Perché in quel giorno ha più, diciamo, modalità di esecuzione, mentre invece il giorno del Signore è tassativo. Il giorno del Signore è sempre da inserire, appunto, nel giorno terribile del Signore. In quel giorno, giorno del Signore. Il grande del giorno del Signore è vicino, si affretta molto, la voce del giorno del Signore sarà di persone che grideranno amaramente. I capitani sono già là, notate bene, benedetto il nome del Signore. Bene, potete leggerlo tutto quanto, Sofonia, potete leggere Sofonia 2,
Sofonia 2 nel verso 2, avanti che il decreto partorisca e il giorno sia passato, guisa di pula, avanti che venga sopra voi l'ardor dell'ira del Signore, avanti che venga a voi il giorno dell'ira del Signore. Eccolo qua, potete leggerlo, potete leggerlo. Volete leggere Geremia? Geremia 30 verso 10 e 11. Tu dunque, o Giacobbe, mio servitore, non temere, dice il Signore, non spaventarti, o Israele, perciò che ecco io ti salverò di lontan paese e la tua progenie del paese della tua cattività, e Giacobbe ritornerà e sarà in riposo e tranquillità, non vi sarà alcuno che lo spaventi, perciò che io sono teco, dice il Signore, per salvarti, e farò una finale esecuzione sopra tutte le genti dove ti avrò disperso, ma sopra te farò una finale esecuzione, anzi ti castigherò moderatamente, ma pur non ti lascerò del tutto impunito. Però io voglio cambiare versione perché eccolo qua, era il verso 7, scusate. Ahimè, perché quel giorno è grande, non ne fu mai un altro simile, come è scritto in Matteo 24, che non ce n'è uno simile, non ce ne fu mai e non ce ne sarà un altro. È un tempo di distretta per Giacobbe, non per la Chiesa. Il giorno del Signore, quel giorno che non ve ne fu mai, è per Giacobbe. C'è Giacobbe e Israele, Giacobbe e l'Israele non convertito. Di questo ne abbiamo già parlato. Ma pure egli ne sarà salvato, certo. Ma quattro gatti, scusate il termine gatti. Infatti Apocalisse 12 parla della donna nel deserto, e la donna del deserto non è Israele, come hanno detto i padri della Chiesa, perché quando si tratta di dire quello che dicono, che Darby, no, ha tirato fuori il rapimento pretribolazionista, quello era un eretico che non va ascoltato, ma i padri della Chiesa, tutte le eresie che hanno detto, come li ascoltate quando parlano del rapimento post-tribolazionista? Ma era inevitabile che presentassero il rapimento post-tribolazionista. I padri della Chiesa, se le studiate le loro dottrine, sono stati i peggiori eretici della terra. Dice, erano trinitari. Sì, molti erano trinitari. Infatti i cattolici vengono da là. E sono trinitari i cattolici, ma non per questo sono la verità. Distretta di Giacobbe viene chiamato quel giorno viene chiamato la distretta di Giacobbe, riferendosi al giorno del Signore. Bene. Daniele 9, dal 24 al 27, non menziona mai la Chiesa di Gesù Cristo, menziona sempre Israele. Malachia 4, 5 dice che avanti che venga il grande e spaventevole giorno del Signore, manderà Elia. Ora, se Malachia 4:5, di questo ne abbiamo già parlato, Malachia, ecco, io mando Elia avanti del giorno del Signore, ti risulta che lo spirito di Elia si dovrà riconcretizzare, rimanifestare nel millennio? No, si manifesterà prima del giorno del Signore. Perché prima del giorno del Signore? Perché non prima della grande tribolazione, perché la grande tribolazione è il giorno del Signore, ma anche la seconda venuta di Cristo è il giorno del Signore, ed è il secondo. È scritto in Prima Corinti,
Prima Corinti 10.13, che nessuna tentazione ci ha colti che non sia stata umana. La grande tribolazione è disumana ed egli non permetterà che siamo tentati al di là delle nostre forze, ma con la tentazione ci darà anche la via di uscirne, onde la possiate sopportare. Decidete voi chi presenta le congetture e chi no. Bene, se vorrei rispondere a questo video sarò felice di ascoltare e poi a sua volta risponderò. Perché appunto, siccome io non imparo queste cose da libri, qualsiasi cosa tu possa dire, se Dio vorrà, avrò sempre la risposta, perché la scrittura risponde a tutto. Ora, il fatto che noi diciamo che ci sono tre giorni del Signore, e questa l'ho detta io, perché io non ho mai sentito nessuno dire queste cose sulla faccia della terra. Ripeto, anche qui non sto dicendo che mai nessuno ne abbia parlato, ma io non l'ho mai sentito dire a nessuno, a proposito che io imparo le cose sui libri. Quindi la storia di... Tu hai mai sentito qualcuno dire, correlare in quel giorno al giorno del Signore? Lascia stare mo adesso che dopo che hai ascoltato me sei andato a scovare qualcheduno, ma prima. Ecco. Così io ho scoperto, leggendo le scritture, che ci sono tre giorni del Signore. Il primo giorno del Signore è la grande tribolazione. Il secondo giorno del Signore è la seconda venuta di Cristo. Il terzo giorno del Signore è il giorno del giudizio finale, dove sta scritto in 2 Pietro 3,10. 2 Pietro 3,10. Quando? Nel giorno del Signore, giorno del Signore, verrà, guarda questo termine, come un ladro. Esso, i cieli, nota bene, passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. La terra sarà arsa. Abbiamo letto che il giorno del Signore è la grande tribolazione, ma è anche la seconda venuta di Cristo, ma è anche il giudizio finale quando la terra passerà e sarà arsa. E così come il primo giorno del Signore verrà come un ladro, perché è scritto che il primo giorno del Signore verrà come un ladro, questo è scritto in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, verso 2, verrà come un ladro, anche il secondo giorno del Signore verrà come un ladro, perché Ecclesiaste 1.9, Ecclesiaste 3.15 dice che la storia si ripete sempre, e così come la prima venuta di Cristo è stata datata, anche la seconda venuta di Cristo si conoscerà il giorno quando, appunto, la Chiesa sarà tolta, inizierà la grande tribolazione e allora passeranno 7 anni. Ma riguardo il rapimento della Chiesa, nessuno sa quel giorno, ma voi dite che invece lo saprete. Voi state modificando la parola di Dio e state facendo dire alla parola di Dio quello che non dice. Siete voi che vi dobbiamo turare la bocca, non noi. Rilascio all'ascoltatore di decidere chi porta congetture. La prima venuta di la seconda venuta di Cristo verrà il rapimento della Chiesa verrà come un ladro e la seconda il secondo giorno del Signore sarà come un ladro. Fammi te prendere il passo, che sennò va a finire che mi confondo pure io. Prima, è meglio che leggo. Ecco. Allora, voi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Ok. Perciò che quando diranno pace e sicurezza, allora di subito sopraggiungerà loro perdizione, come i dolori del parto della donna gravita, e non gli scamperanno punto, ma voi fratelli non siete nelle tenebre, che quel giorno vi colga guisa di ladro. Per noi non verrà come un ladro, perché noi vegliamo tutti i giorni, siamo pronti, ma per loro verrà come un ladro, e piomberà all'improvviso su tutta quanta la terra quel giorno.
e li prenderà tutti quanti all'improvviso e verrà l'ira di Dio su di loro come un ladro, ok? Mentre invece qua il giorno del giudizio finale uguale verrà come un ladro, vedete? Ci sono tre giorni del Signore. Spero sia stato chiaro. Bene. E riguardo il fatto, se non fosse bastato tutto quello che abbiamo detto fino adesso, mostrandovi che anche il periodo della grande tribolazione è il giorno del Signore, vogliamo leggere Apocalisse, capitolo 1, quando Giovanni dice, qui c'è la cattiva traduzione, prendiamo questa qui che è una porcheria di traduzione, che non so manco che è. Prendiamo una Luzzi, va bene, la Luzzi, quando dice, pure questa, ci hanno messo quel patetico, quando io fui rapito in spirito, quando nel giorno del Signore. Se tu leggi l'originale, se io ti prendo l'originale, il Codex, Signore mio, sinaiticus.org, perché ci hanno messo quel patetico nome della domenica, Signore mio, della domenica, ma quale domenica? Dice Curios l'originale, svergognati che traducete male, poi dice che uno si arrabbia, ma certo ci si può arrabbiare, ma certo Revelation, certo che ti arrabbi, capitolo 1, dove sta il verso? Verso 10, dove sta? 9, 10, ecco qua. Allora, lo facciamo più grande, qui si può fare più grande, qui, con qua si può fare più grande. Allora. Ecco qua. Allora. Questo è il termine. Del Signore. Allora, fammi vedere questo cartaceo. Allora, eccolo qua, curia che viene da curios, curios non significa domenica, come hanno tradotti questi, scusate, ma sono stati proprio dei caproni, perdonatemi, ma quando ce vo, verso 10, ero in spirito nel giorno della domenica, ma quale domenica? Ma come ti sei permesso di tradurre così, svergognato che non sei altro? Qui c'è scritto curia che viene da curios. Curios in greco significa signore, nel giorno del Signore. Eccolo qua, questo è il Codex Sinaiticus.org ed è il codice più antico della faccia della terra. Più antico di questo devi andare ai papiri, ai frammenti, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è una roba più antica di questo. Né l'Alessandrino, né il Vaticano, niente. Il Codex Sinaiticus.org, eccolo qua, curia che, curios, significa Signore e non domenica. Quindi qui è sbagliato. Quindi quando noi andiamo in Apocalisse 1, verso 10, nel giorno io fui rapito in spirito, nel giorno del Signore, nel giorno del Signore, inizia la grande tribolazione. La Apocalisse è chiamata tutta quanta il giorno del Signore e se la leggi è il giudizio di Dio sulle nazioni. Ma non il giudizio come quello del trono bianco, caro amico e fratello Giuseppe, scusa, siamo in arringa, si sa che uno si esprime in questo modo.
Ezechiele 7,19 parla del giorno dell'indignazione del Signore. Ezechiele 38,10 lo chiama quel giorno, perché è un giorno solo, il giorno del Signore. Ezechiele, leggetelo, Ezechiele 38, verso 10. Quando si leggerà Ezechiele 38, tutto quanto, lo chiama quel giorno. Ezechiele 38, Ezechiele 38, Signore mio, Ezechiele 38, parla di Gog e Magog. E Gog e Magog, che lo chiama quel giorno, ok, si concretizzerà dentro la probabilmente, o questa è un'ipotesi, che potrebbe concretizzarsi pochissimo prima dell'inizio della grande tribolazione, ma è un'ipotesi, perché normalmente tutto punta a far credere che si concretizzerà dentro la grande tribolazione. Comunque, anche se non fosse così, ci sono una infinità di altri passaggi che come abbiamo visto, quando parla del giorno del Signore, parla e lo definisce anche in quel giorno, come un solo giorno, perché in Apocalisse, capitolo 1, eccolo qua, verso 10, dice che Giovanni fu rapito nel giorno del Signore. Quindi il giorno del Signore è il giorno della grande tribolazione. Il giorno del Signore è la seconda venuta di Cristo, che verrà, appunto, che è tutto il giorno del Signore uno, verrà come un ladro, e l'ultimo, il terzo giorno del Signore, e quando passeranno cieli e la terra struggenti e ci sarà il giudizio finale, verrà come un ladro pure quello. Perché verrà come un ladro pure quello? Non passeranno mille anni e poi ci sarà subito il giorno del Signore? No, è quello che pensano loro, ma loro non conoscono la Bibbia, perché dicono loro, e giudicate voi chi presenta le congetture, loro dicono che il giorno del Signore è considerato parte dalla seconda venuta di Cristo fino alla distruzione degli empi della terra e del giudizio finale, quindi. Perché è scritto in Pietro che un giorno sono come mille anni e mille anni come un giorno. Vedi, proprio questo ti dà la zappa sui piedi. Perché un giorno sono come mille anni, ma il giudizio finale ci sarà dopo i mille anni, e parecchio dopo. Non sappiamo quanto, ma è scritto che dopo i mille anni Satana sarà sciolto, e sarà sciolto per un periodo di tempo, e solleverà nuovamente tutte le nazioni contro l'agnello. Tu pensi che questo avverrà in 24 ore? Ma veramente pensate questo? Non sappiamo quanto, ma pensate che avverrà in 24 ore? Non lo sappiamo, ma di certo non avverrà in 24 ore. In quanto tempo avverrà? Non lo sappiamo. Una generazione? Di più? Di meno? Non lo sappiamo, ma non avverrà in 24 ore. Ecco qui che si entra. Si esce fuori dal millennio, e quindi non stiamo più nel primo giorno, usciamo fuori dal primo giorno, perché se mille anni sono come un giorno, 2000 anni sono come due giorni. Infatti abbiamo letto in Osea 6 che in due giorni io ti solleverò, e nel terzo, che è il terzo millennio, ti riscatterò, ti risusciterò, ma non mi ricordo, Osea 6:1-2. E quindi proprio qui voi vi date la zappa sui piedi. Ma come viene chiamato il millennio? Allora, chiunque conosce la parola di Dio sa perfettamente, come è scritto in Levitico e riferimenti, che il Signore conta il tempo in scemità, ovvero in settenari. In settimane,
Possono essere settimane di giorni, possono essere settimane di anni, possono essere anche settimane di decade, no? Come i 70 anni in Babilonia, ma possono essere anche settimane di millenni. Quando il Dio creò il cielo e la terra, lo fece in 6 giorni, ma il 7° giorno si riposò, lo Shabbat, e il riposo della terra, anche chiamato la scemità, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Se io vado in Ebrei, se non vado errato, Ebrei dovrebbe essere Ebrei 4? Sì. Ebrei 4. Siamo dunque attenti alla promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di essere escluso, poiché a noi come a loro è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo. Vedi, come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo, Dio si riposò il 7° giorno da tutte le sue opere e di nuovo nel medesimo passo non entreranno nel mio riposo, poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunciata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza. Ora Dio stabilisce un nuovo giorno oggi dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Infatti se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo, oggi intanto si riposa, ma un domani, quando ti converti, ti riposi in Cristo, ma un domani ci sarà il Shabbat Shabbaton, che è il millennio. Perché? Perché il 6° giorno il Dio concluse l'opera sua, il 7° giorno si riposò. Dio conta il tempo in scemità, in settenari, in settimane. Sono 6.000 anni che l'uomo sulla faccia della terra. Nell'ultimo millennio, che è il 7°, ci sarà questo. Dio si riposò, Dio si riposa anche lui delle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci di entrare in quel riposo. Il millennio è lo Shabbat Shabbaton. È il riposo del Signore, il riposo di Cristo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti la parola di Dio è vivente, efficace e più affilata di qualunque spada a doppio taglio, penetrante fino a dividere anima dalo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è nessuna creatura che possa nascondersi, eccetera, eccetera, eccetera. Adunque, avendo un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco che cos'è il millennio. Chiamato un giorno, non due, chiamato il riposo, il Shabbat Shabbaton, ma qui entriamo nel linguaggio originale, diciamo stare e vetero testamentario, eccetera, eccetera, eccetera. Così come il giorno del Signore non è il giorno di Cristo, così come il grande trono bianco non è il tribunale di Cristo. Il giorno di Cristo mi pare che appaia 5 volte nella scrittura, nel Nuovo Testamento, credo, vado a memoria, credo, però su di lì. State facendo un minestrone che non finisce più. A proposito di scemità, potete leggere il Levitico 25 e riferimenti. Questo è stato il video. Lo vado a pubblicare. Pubblico. Ok, va bene. Allora, caro fratello Giuseppe, questo è stato il video. Dio ti benedica. T'ho risposto. Quindi,
stando a te che il giorno del Signore inizia da dove hai detto, ma non lo ripeto, fino a dove arriva, non è così. Quindi questo non può dimostrare che la Chiesa passerà per la grande tribolazione. E poi vi farò il video dove dimostrerò che la tromba suonata non è quella dell'Apocalisse, è l'ultimo giorno del Signore. Scusate, l'ultimo giorno non è quello che dici tu. Affatto, non è quello che dici tu. E che questo dimostrerebbe, perché è l'ultimo giorno che comincia da qua fino al giudizio finale. No, sono passati più di 1000 anni, quindi è più di un giorno. Come fa a essere l'ultimo giorno? Giuseppe, che stai dicendo? Giuseppe, tu sei molto confuso. Io ti voglio bene, sei un caro fratello, l'ho detto, lo ripeto. Ora, il fatto che tu sia un caro fratello non significa che non debba confrontarmi con te, così come tu fai con noi. Quindi, congetture? L'ascoltatore decide chi presenta le congetture e chi presenta dati reali e concreti. Bene, Dio vi benedica. È interessante confrontarsi. Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti, se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Sono le 22:10 e 1:30, anzi ce l'ho fatta con 1:30, meno male, fammi chiudere subito. Bene, grazie cari fratelli, Dio vi benedica. Ok, magari, come dire, l'arringa è stata un po' tosta, ma come abbiamo visto anche dall'altra parte non è che siano così tenerini. Però, che vedevo di? Se un giorno ci incontriamo, qua a Roma, se andiamo a pigliare un caffè insieme, offro io, per carità, qui a Roma l'ospite non si tocca, è sempre onorato. Se andiamo a pigliare un caffè e parliamo di tutto meno che di questo, per carità, poi come volete, possiamo pure parlare di questo, non è un problema. Se andiamo a pigliare un caffè e se volemo bene lo stesso. Bene, Dio vi benedica. Shalom a tutte le monde.